Lo studio Paganini è nato occupandosi di graphic design. Come nasce l'idea di sperimentare un nuovo mezzo di comunicazione come appunto lo street marketing? Potrebbe raccontarci come viene organizzata una campagna di street marketing? Ma le campagne di street marketing sono principalmente di due tipi. Da una parte ci può essere da parte di un cliente la necessità di attualizzare la campagna on air sul territorio. Quindi una volta che un cliente ha scelto un soggetto di campagna e ovviamente un obiettivo di marketing, si cerca il modo per renderlo operativo sul territorio. Quindi se pensiamo a un cliente che per esempio ha negozi o punti vendita in franchising o in catena, eccetera, può determinarsi l'esigenza da una parte di comunicare la campagna on air, quindi attualizzarla, e dall'altra portarla vicino al punto vendita. E questa è un'attività che lo street molto spesso riesce a fare bene, per cui si cerca in qualche modo di riprendere il soggetto di campagna e portarlo poi sul territorio. Un esempio che mi viene in mente è per esempio Limoni Revolution, un soggetto di campagna su cui tra l'altro l'azienda continua a lavorare, in cui ha questa rivoluzione nei consumi, a questa idea di democrazia dell'offerta, questa idea di diritto alla bellezza che veniva comunicato on air, quindi sia con gli spot che con le affissioni, si è deciso di attualizzare in un vero e proprio mini corteo di performer che reclamavano il proprio diritto alla bellezza e una bellezza accessibile a tutti. Quindi si aveva un'attualizzazione del soggetto di campagna. Un'altra attività invece che può fare lo street è invece legarsi a un nuovo prodotto, quindi al lancio di un prodotto che magari non ha ipotizzato un investimento in termini di campagna, ma preferisce concentrarsi da subito su degli effetti immediati in termini di vendita, di redemption all'acquisto. E quindi in quel caso lì la creatività è completamente a nostro carico e si cerca il modo per trovare il gancio cosiddetto, cioè trovare il modo di alzare la mano, di far notare la propria presenza, lasciare un ricordo emotivo sufficientemente persistente da poi mandarli fino al negozio a fare l'acquisto. Ecco, queste sono le due modalità, diciamo. Lo street marketing è una campagna di forte impatto che colpisce, che impressiona il pubblico. In che modo questo può provocare un tornaconto per l'azienda cliente? Ma come dicevo, il problema è che noi viviamo una società dell'informazione e dell'immagine in cui tutti i soggetti sono letteralmente bombardati da messaggi di vario tipo. E questo determina che la soglia di attenzione si alza o si abbassa, secondo dal punto di vista, nel senso che è più difficile farsi ricordare poi, no? Quando alla fine della giornata una persona va a letto e volesse per un attimo ripensare ai messaggi pubblicitari a cui è stato sottoposto, raramente se ne ricorderà tutti, anzi. Lo street marketing cerca di essere fra quei pochi ricordi che rimangono in testa e per fare questo cerca un coinvolgimento emotivo di qualche tipo di chi assiste allo street marketing. Quindi lo street è pensato in maniera performativa e quasi sempre in maniera interattiva per cercare di indurre un'azione, indurre a un comportamento chi si ha davanti, in modo che memorizzi e associ questo ricordo al marchio prodotto che si sta comunicando. Un esempio classico di questo tipo, di nuovo per Limonia, che in cui per esempio si regalavano degli abbracci, cioè, prendendo spunto da una performance sociale fatta da un artista australiano nel 2005 in Australia appunto, dove il performer andava in giro regalando abbracci a chiunque ne volesse, noi siamo stati i primi a trasformare un'operazione promozionale in cui ad abbracciare del marchio, quindi in questo caso era per esempio Limoni, profumerie, e tra l'altro la prima volta lo facevamo proprio a Trieste, e in quel caso si andava, era Limoni profumerie che regalava abbracci, quindi si andava in giro e si chiedeva se si poteva, se potevamo abbracciare la persona, una volta che si concedeva l'abbraccio, intanto aveva una gratificazione immediata perché è un gesto ormai poco comune e molto curioso poi vederlo fra sconosciuti, e alla fine dell'abbraccio, una volta che si erano lasciati abbracciare,
lì si dava un premio, cioè un buono sconto, non ricordo se di 5 euro all'acquisto o qualcosa di simile, quindi veniva poi gratificato immediatamente sia da un punto di vista emotivo che anche da un punto di vista più economico, insomma. Appunto, visto questo forte coinvolgimento delle persone, del pubblico che assiste, come viene misurato questo feedback? Ma lì dipende dagli obiettivi della campagna, cioè se la campagna è di tipo istituzionale e quindi si prova semplicemente a comunicare il marchio, a lasciarlo impresso nella memoria, le operazioni che si fanno non hanno un risultato immediato in termini di redemption, ma si fanno pensando a luoghi affollati, grandi città, centri urbani, in modo che la visibilità sia la maggiore possibile. Diverso invece quando all'azione appunto di immagine si associa uno strumento promozionale vero e proprio, quindi la classica promozione che ti dà il 20% di sconto, un'attivazione gratuita di qualche tipo. Ecco, in quel caso tutti coloro che vengono coinvolti gli viene rilasciato il materiale informativo, un volantino, un buono, che poi andranno in negozio a spendere o ad attivare in qualche modo, e allora lì la misurazione è su quante persone effettivamente poi vanno in negozio o il punto vendita o vanno sul sito attivando un qualche servizio. In questo caso si parla di redemption che vanno dal 5% addirittura all'11%, che per quanto su numeri ristretti, perché i quantitativi nelle città sono comunque relativi, non si parla di centinaia di migliaia di persone, ma si parla di 2, 3, 4, 5 mila contatti, comunque sono redemption molto alte.